Ricordiamo ai tifosi che ne avessero ancora intenzione che la campagna abbonamenti ancora in corso chiuderà inderogabilmente sabato mattina, quindi ancora giorni a disposizione per effettuare le richieste. Ricordando ancora che è necessario, per sottoscrivere l'abbonamento, dotarsi della tessera del tifoso. Rammentiamo infine che i tagliandi per assistere alla gara Crotone-Empoli sono già in distribuzione e che il botteghino dell'uscita rimarrà aperto sino alle 12 di sabato 17. In ogni caso, i punti autorizzati crotonesi, le sticket della lottomatica, osserveranno gli orari di loro pertinenza. Infine, per saperne di più rispetto alle novità, ammesso che ci siano, che mister Menichini deciderà di adottare durante la gara con l'Empoli, rimandiamo l'appuntamento alle notizie sportive di venerdì. Per il momento passiamo alla box. Dobbiamo partiamo subito dall'infortunio che hai subito. Mi auguro che non sia assolutamente pregiudicante per la tua carriera. Io spero di no, perché a settembre devo rientrare di nuovo nell'attività ad alti livelli come prima. Avevo già parlato con il manager, dovevo fare un incontro e poi dovevo... Questo significa spostare di quanto? Io adesso con il medico, con il mio dottore, con il dottor Perticone, stiamo valutando la cosa. Il giorno 22 mi tolgo i ferri e poi da là dobbiamo valutare i tempi di recupero e se si può recuperare, si può ritornare a combattere. Perfetto. Allora, Tobia... Hai deciso, perché me lo hai detto a microfoni spenti, di ritornare a Crotone, di dedicarti alla box e soprattutto alla crescita di questi giovani. Sì, voglio tornare a Crotone, il motivo principale è perché voglio far sì che non come me sono dovuto partire per realizzarmi in questo sport. Voglio creare un qualcosa che i ragazzi che ci sono qua non hanno bisogno di andare né a Bologna, né a Milano, né a Roma. Qua a Crotone abbiamo le potenzialità, ringraziando diciamo, il comune, cioè, abbiamo anche i mezzi adesso finalmente, ci mancano solamente gli spogliatoi maschili e femminili e poi siamo a posto. E in più vorrei creare a livello amatoriale un gruppo di ragazzi che per venire qua ad allenarsi, far sì di per dimagrire, cioè far tutto quello che ho fatto. Un centro sportivo. Un centro sportivo che si occupi del pugilato, diciamo. Due ragazzi della Croton Box in nazionale, questo è molto importante per il nostro sport. È una cosa buonissima, perché dopo tanto due ragazzi... Quanto tempo è passato? È passato begli anni. Comunque Stefano 3 anni fa era in nazionale, non è voluto andare a continuare perché voleva fare il professionismo. Purtroppo i ragazzi si sono comportati molto bene negli allenamenti, hanno capito che a fianco c'era un maestro che li seguiva e li ha seguiti anche in nazionale. Perché... E poi maestro avremo il ritorno di Tobia, eh? Spero di... Sarà importante. E quello è importante, perché mi è dispiaciuto che a metà novembre non va al titolo europeo e questo mi viene da piangere. Vabbè, ha tutto il tempo per riprendersi. Sono emozionato. Vi capisco, anche se non è poi così grave come si presumeva. E io avevo molta speranza, mio figlio, ce la faccio. Bravo. Siamo con Gaetano e Vincenzo che riascoltiamo dopo la bella strada di box che c'è stata sul lungomare di Crotone. Allora Gaetano, un'esperienza nazionale importante ritengo che ti abbia fatto crescere. Sì, mi ha fatto crescere dal punto di vista tecnico e atletico, perché vedere nuovi allenamenti è stato molto importante per noi, quindi fare occhio, vedere anche come si allenano loro. Dove sei stato precisamente? A Santa Maria degli Angeli. Gino? Assisi. Benissimo. Attenzione perché c'è il ritorno di Tobia. Vabbè, ma lui è un professionista. Appunto, quindi avrete anche l'aiuto d'ora in poi di Tobia. Come no? Anche lui è stato molte volte campione d'Italia, quindi ci darà dei metodi di allenamento per riuscire a vincerli e portare a casa questo titolo. Bravo Gaetano. Allora Vincenzo, anche tu, l'esperienza che hai vissuto a Santa Maria degli Angeli. Ho vissuto una cosa bellissima, come ha detto il mio amico, già una cosa indescrivibile. Ma questo è il viatico per far sì che tu continui e che ti impegni sempre di più? Sì, spero che anche ci prendano, se me il mio amico, e ci portano... Questo da che cosa dipenderà? Dipenderà da noi, come ci alleniamo, come andiamo avanti con i match, se vinceremo i campioni italiani. E comunque, come ne stavamo discutendo con Gaetano, avrete l'apporto di Tobia. Sì, ci allenerà lui, penso anche il fratello Stefano, che sono due campioni, e spero che andremo avanti. In bocca al lupo. Grazie, crepe.